carcere di San Vittore si preparano gli interrogatori di garanzia ai genitori di Maria Giulia Sergio, la 27enne di Inzago, passata nelle file dello Stato Islamico. Per combattere i miscredenti, gli inquirenti cercano ora di ricostruire la storia di una jihad in famiglia che apre un nuovo scenario sui rapporti tra Italia Gole di al-Baghdadi e le cellule islamiste italiane. Un passaggio gratis in carrozza per muoversi in città è la nuova provocazione della Uber, la multinazionale californiana che gestisce auto con conducente, al centro di una polemica globale che ha portato nei giorni scorsi in Francia a violenti scontri tra tassisti inferociti e polizia. Uber Klopp a cavallo è stata lanciata a Milano e Torino al posto di Uber Pop, l'app dichiarata illegale il 26 maggio scorso dal Tribunale di Milano per concorrenza sleale. Allarme in molti ospedali napoletani per il ripetersi di atti di violenza ai danni di medici e infermieri che in segno di protesta hanno indossato in questi giorni finte pettorine antiproiettile. Il caso del Cardarelli, il policlinico più grande del Mezzogiorno. Nel pronto soccorso le aggressioni sono all'ordine del giorno perché tutti vorrebbero avere la precedenza sugli altri, indipendentemente dal tipo di urgenza. A 48 ore dal derby latinoamericano Cile-Argentina che deciderà la Coppa America di calcio, Lionel Messi si prepara a riparare quello che è sempre apparso come il lato oscuro della sua carriera. Nella sua nazionale Messi non ha mai brillato come nel Barcellona, ma oggi ha promesso di regalare un sogno al suo paese vincendo la Coppa Continentale, un'impresa mai riuscita nemmeno a Diego Armando Maradona. È morto all'età di 106 anni Nicholas Winton, cittadino britannico che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale riuscì a salvare quasi 700 bambini ebrei portandoli in segreto a Londra. La sua vicenda era stata resa pubblica solo nel 1988, quando nel corso di un programma televisivo Winton aveva incontrato per la prima volta le persone da lui messe in salvo. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti al TG Cronache. E allora, via Skype indottrinava la sua famiglia sulla Guerra Santa, ruota attorno alla figura di Maria Giulia Sergio, la 28enne italiana diventata una combattente dell'ISIS. L'inchiesta della Procura di Milano che ieri ha eseguito, lo sapete, 10 ordinanze di custodia cautelare per terrorismo internazionale, ed è un'inchiesta complessa. Attraverso le intercettazioni vengono svelati molti segreti dell'ISIS e anche le modalità di reclutamento dei combattenti. Intanto in carcere a Milano ci sono appunto i familiari della Sergio ed è atteso l'interrogatorio per loro di garanzia a breve. Aspettano l'interrogatorio di garanzia in carcere a San Vittore i familiari di Maria Giulia Sergio, la donna di Inzago convertita all'Islam e arruolata con l'ISIS in Siria dopo un matrimonio combinato a Treviglio. La mamma di Maria Giulia, che adesso si chiama Fatima Zahara, sognava un orto tutto suo e una lavatrice per fare 7-8 lavaggi al giorno. Il padre, operaio cassintegrato, voleva una macchina ed era combattuto se licenziarsi in fabbrica e la figlia lo pungolava. Vai a lavorare per questi maledetti che uccidono i nostri fratelli. Alla fine, con l'altra figlia, Marianna, l'uomo si era convinto a lasciare il lavoro prendendo 25.000 euro di liquidazione, aveva chiesto il passaporto e messo i mobili in vendita. È una jihad, una guerra santa di famiglia, quella dell'inchiesta della Procura di Milano. Due gruppi, uno, i Sergio, a Inzago, l'altro, gli albanesi Cobusi, a Scansano, nella Maremma Toscana. La protagonista è lei, Maria Giulia, alias Fatima, 27 anni, ex studentessa di biotecnologie, diventata una reclutatrice per le milizie del califfo al-Baghdadi. Al computer, su Skype, con i parenti, la ragazza si raccomandava: bisogna allargare lo Stato Islamico. La Sergio spiegava ai suoi: è un paradiso, c'è cibo in abbondanza, assistenza sanitaria, voi dovete venire qui per salvare la vostra anima dall'inferno e basta. Se voi vedete qui i mujahideen cosa fanno per amore di Allah? Lasciano casa, soldi, mogli, figli, lasciano tutto e vengono qui, vanno a combattere. Mujahideen che hanno 15-16 anni che ammazzano 50 miscredenti.
Il marito di lei, Aldo, è diventato un combattente. È stato in un campo di addestramento in Iraq. Si capisce che ha partecipato anche a una lapidazione di piazza di un adultero. La donna che ha preceduto la coppia, Serio Lacobusi, si è portata dietro anche il figlio e la madre, che adesso è impressionata dalla sharia del califfato. Mi tremano le mani perché hanno tagliato la testa a due kosovari. Il marito di Seriola è morto in battaglia. Lei ha partorito un secondo bambino. Se ne dovrà occupare il cognato. Welfare, famiglia e guerra santa, anche se due signori in età da pensione non sembrano il modello del perfetto jihadista. Maria Giulia, invece, persa nella provincia siriana di Saad Farouk, latitante per la giustizia italiana, sogna ancora il riscatto finale. Io non vedo l'ora di morire da martire. E allora, ancora terrorismo, perché i riflessi della strage di Tunisi si sono fatti sentire anche a Milano, in particolare nel dibattito sulle moschee. Se Tunisi ha deciso di chiudere alcuni centri islamici, anche l'Italia potrebbe seguire la stessa strada, ha detto il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, ma il comune, la giunta di centrosinistra, ha invece in programma la costruzione di moschee. Ali Aymat, 34 anni, e Sama Hema, 25, sono due giovani architette nate e cresciute a Milano di religione musulmana. È loro uno dei progetti per la nuova moschea che dovrebbe sorgere in città, quello che riguarda la riqualificazione degli ex bagni pubblici di via Esterle, costruiti in epoca fascista e diventati poi grandi depositi privati. Uno spazio più grande dei luoghi di preghiera che ci sono adesso e che potrebbe ospitare fino a 600 persone ed ovviare così al problema dei turni per far pregare i credenti ogni venerdì. Ma più in là ci fanno sapere sarà presentato anche il progetto sull'area dell'ex Palasharp, quello che prevede una moschea con tanto di minareto che potrà contenere fino a 1200 persone. Il progetto di via Esterle è uno dei sette che gareggiano nel bando aperto a febbraio da Palazzo Marino per risolvere l'annosa questione della mancanza di una moschea in una città come Milano con più di 100.000 musulmani. Già un anno fa il comune aveva promesso un luogo di preghiera dignitoso per la comunità islamica da aprire in tempo per l'Expo. Se ne parla da anni della costruzione di una moschea Milano che diventi un centro vero per la religione e le culture islamiche. Da anni una parte delle istituzioni della politica, Lega Nord in primis, si pronunciano contrarie. A gennaio il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la cosiddetta legge antimoschee, impugnata dal governo a marzo davanti alla consulta. Legge che prevede tutta una serie di norme urbanistiche che contrastano l'apertura di nuovi luoghi di culto. Così accade che i luoghi di preghiera islamica sono continuamente oggetto di provvedimenti che ne ordinano la chiusura e i responsabili delle associazioni rispondono tutte le volte con il ricorso al TAR che li fa riaprire. Ora, a 4 giorni dagli attacchi jihadisti, l'ennesimo fermo arriva da Roberto Maroni. Se la Tunisia chiude alcune moschee, significa che è una strada che dobbiamo seguire anche noi, ha detto il governatore della Lombardia. Mi auguro che il governo e il Ministero dell'Interno intervengano quanto prima, mettendo in primo piano la sicurezza dei cittadini. Ma se è vero che la Tunisia, dopo la strage di Sousse, ha deciso di chiudere 80 moschee dove si incitava alla violenza e all'odio religioso, in Italia la prova provata che esistano luoghi precisi della comunità islamica in cui si predichi il fondamentalismo manca. C'è però l'attenzione del Viminale su alcuni centri di preghiera in Lombardia e in altre regioni d'Italia ritenuti possibili focolai di proselitismo e reclutamento, soprattutto alla luce delle recenti inchieste che hanno portato ad arresti di giovani italiani presunti fiancheggiatori della Jihad. Inchieste che disegnano un'Italia come un nuovo centro di transito e smistamento di foreign fighters che di passaggio per andare in Siria potrebbero agganciare nuovi contatti. Intanto resta il problema che in Italia ci sono solo 4 moschee complete di minareto, quella di Ravenna, quella di Roma, quella di Colle Valdelsa e di Segrate. Le altre 164, i 222 luoghi di culto riconosciuti dal Ministero dell'Interno, restano spazi arrangiati, piccoli e sicuramente troppo pochi per 1.600.000 musulmani residenti nel nostro paese. Allora, restiamo a Milano. Continua lo scontro, lo sapete, tra i tassisti e Uber, il servizio di trasporto privato. Allora, proprio a Milano e in un'altra città, Torino, guardiamo insieme cosa si sono inventati i dirigenti di Uber per protestare contro la sospensione del servizio Uber Pop.
Un passaggio gratis per muoversi in città non si rifiuta anche se a bordo di una carrozza. Suona come una provocazione Uber Klopp, iniziativa lanciata a Milano e Torino da Uber, multinazionale californiana che gestisce auto con conducente. Uber Klopp al posto di Uber Pop, l'app dichiarata illegale il 26 maggio scorso dal Tribunale di Milano, che l'ha riconosciuta colpevole di concorrenza sleale, accogliendo il ricorso delle associazioni dei tassisti. Volevamo portare avanti una iniziativa che l'abbiamo chiamata Ritorno al passato, e questo era l'ultimo episodio di tre eventi che abbiamo fatto, e l'idea era quella di dimostrare cosa sarebbe successo in un mondo in cui la gente non riusciva a portare avanti l'innovazione e non ci fosse il cambiamento. Anche questa iniziativa ha avuto qualche problema con le leggi italiane. Il Caleste è stato multato dalla Polizia Municipale di Milano per circolazione senza targa e la corsa è terminata, ma Uber non si preoccupa troppo. Dal 10 giugno, quando l'app per noleggiare le auto con conducente ha smesso di funzionare, come richiesto dal Tribunale di Milano, le iscrizioni al servizio tramite sito web sono aumentate del 30% in media, complice il tam-tam sui social network, molto seguiti dagli utenti tipo di Uber, giovani e professionisti. Persa la battaglia, non è persa la guerra. Proprio oggi è in corso al Tribunale di Milano la prima udienza sul ricorso della società. Le auto nere continuano a circolare, irritando quelle bianche e i tassisti, che in molti casi segnalano il non rispetto della normativa, che permette alle auto con conducente di lavorare, ma solo partendo dal deposito e non accettando corse su strada come sono autorizzati a fare i taxi. Una guerra di posizione che si potrebbe risolvere solo aggiornando la normativa che regola il settore, vecchia di 20 anni. La stessa Authority dei trasporti ha chiesto un intervento normativo urgente che fughi ogni dubbio sulla legittimità dell'uso di nuove tecnologie che non esistevano all'epoca della stesura della legge in vigore. La guerra tra auto nere e auto bianche non è solo italiana. Pochi giorni fa a Parigi, Marsiglia, Lione i tassisti hanno bloccato aeroporti e stazioni per protestare contro l'app di Uber, con un bilancio pesante: tafferugli con la gendarmerie, auto con conducente rovesciate, arresti. Scenari visti anche nelle strade italiane prima che l'app venisse dichiarata illegale. Un'altra polemica adesso, questa volta siamo alla esposizione universale, la polemica è sui numeri. Il commissario unico Giuseppe Sala ha fornito i dati dei visitatori, ma per qualcuno i conti non tornano. Ma all'Expo oggi si è parlato anche di migranti e cibo. Andiamo subito all'esposizione universale di Milano con il nostro Raniero Altavilla, che vedo in compagnia di un ospite. Buongiorno Raniero. Buongiorno Raffaella, si è parlato di numeri dell'Expo, ne parleremo tra pochissimo approfondendo il discorso in un servizio, ma ci soffermiamo prima su quello che è avvenuto oggi con la Caritas italiana, su questo convegno, sul rapporto 2015, progetto Presidio. Siamo con Oliviero Forti di Caritas italiana, che saluto e gli do il benvenuto. Si parla di sfruttamento agricolo dei migranti, spieghiamo? È un fenomeno, più che altro una piaga, che riguarda il nostro paese non solo, tutte le regioni dal nord al sud, sono conosciute forse più realtà come Rosarno, ma le troviamo anche a Saluzzo e in Piemonte. Noi in un anno solo come Caritas abbiamo intercettato e aiutato più di 2.000 persone, quindi immaginiamo che per quanto riguarda i numeri siano decine di migliaia le persone che oggi in agricoltura, nel lavoro di cura e nell'edilizia vivono una condizione di sfruttamento, in molti casi di grave sfruttamento, quasi lavoro paraschiavistico. Immaginiamo che con i numeri in aumento dei migranti anche questo fenomeno possa aumentare. È evidente, la migrazione che stiamo vivendo e la mancanza di prospettive diventano l'occasione per queste persone, evidentemente, per poi trovare miglior fortuna in questi circuiti spesso criminali che arruolano persone per lavori che portano alle nostre tavole i pomodori, le angurie, tutte le primizie che noi siamo soliti consumare quotidianamente. Tra i miei appunti mi sono segnato il rapporto che c'è tra il luogo d'origine e il luogo di sfruttamento. Possiamo spiegare a chi ci ascolta? Sì, molte delle nazionalità presenti in queste realtà territoriali provengono da paesi dove hanno già vissuto rapporto con la terra conflittuale. Abbiamo dati che ci raccontano di accaparramento da parte di multinazionali di terre che induce persone a muoversi e arrivare in Europa, e poi arrivano in territori dove la terra diventa nuovamente luogo di sfruttamento, quindi non più terra madre ma terra matrigna in questo caso. Ad Expo si discute moltissimo della presenza di alcune multinazionali, cito due nomi, Coca-Cola e McDonald's. Caritas italiana, come giudica Expo?
Ma noi siamo in Expo, abbiamo deciso di esserci per parlare appunto di temi che vadano al di là di queste grandi economie che, posso dire, ci interessano meno. Forse, ecco, avremmo voluto vedere più sociale, però la nostra presenza vuole essere un segno forte del fatto che quando si parla di cibo bisogna parlare anche di chi questo cibo non ce l'ha. Grazie a Oliverio Forti, ovviamente grazie anche a Caritas Italiana. Adesso andiamo nello specifico di questi numeri, perché si parla anche di economia e la polemica è proprio sui numeri, sulle cifre dei visitatori in base a delle questioni economiche. Sentiamo. Nei primi due mesi di Expo abbiamo avuto più di 6 milioni di visitatori, l'esposizione è un successo e siamo molto soddisfatti. Sono le cifre fatte dal commissario unico Giuseppe Sala, che vorrebbe porre fine alla guerra dei numeri. L'ottimismo del commissario Sala infatti viene contrastato dal fronte degli Expo scettici, che ieri per bocca del presidente del Consiglio Comunale, Basilio Rizzo, ha chiesto chiarezza sui dati riguardanti i visitatori, un'analisi approfondita con la divisione tra accessi giornalieri e serali. Se i parcheggi sono vuoti, se i dati sul trasporto pubblico ATM o Trenord è inferiore rispetto alle attese, i 6 milioni di visitatori dove sono? Domande lecite alle quali Sala ha promesso di rispondere al più presto. Oggi intanto uno dei tre parcheggi di Expo appare così, con tanti pullman e poche automobili. Al braccio di ferro sulle cifre si aggiungono anche le lamentele dei commercianti, che in città registrano cali sui fatturati, in media del 30%, abitanti e turisti spariti perché traslocati ad Expo, lamentano i titolari degli esercizi. Nel mese di giugno sono stati registrati 3,4 milioni di ingressi nell'area dell'esposizione universale, a maggio i visitatori erano stati 2,7 milioni. Si tratta di capire se il trend consentirà di arrivare ai 20 milioni di euro che servono per raggiungere il pareggio di bilancio, 4 milioni in meno rispetto alle previsioni iniziali. L'ottimismo degli organizzatori è aumentato con l'arrivo degli stranieri, che oggi sono il 20% del totale dei visitatori, per lo più svizzeri, francesi, americani e cinesi, e a luglio sono attesi anche i tedeschi appassionati di vacanze italiane. Bene, grazie. Grazie al nostro Raniero Altavilla. Adesso, prima di andare avanti, vi do subito un aggiornamento, perché c'è un allarme a Washington, dove la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di un uomo armato che avrebbe esploso dei colpi nell'area del Navy Yard, sede amministrativa della Marina USA. La zona è stata isolata, le strade chiuse, non risultano esserci vittime. Due anni fa la base fu teatro di una sparatoria in cui morirono 13 persone. Naturalmente, se ci saranno altri aggiornamenti, ve li daremo. Adesso parliamo di una battaglia che c'è nei molti ospedali di Napoli, dove spesso ad essere presi di mira sono medici e infermieri da pazienti e dai loro familiari. Una situazione davvero difficile, è intervenuto anche l'Ordine dei Medici. Vediamo come. Quando scatta il codice rosso in un pronto soccorso, il momento è critico per tutti, non solo per il paziente che sta per essere sottoposto a un intervento di urgenza, ma anche per l'intero reparto di un ospedale. Ma sempre più spesso c'è chi non accetta le regole dell'emergenza. Medici e infermieri vengono aggrediti da chi a quel codice rosso non vuol dare la precedenza. Urla, spintoni, aggressioni fisiche e verbali. Un copione che si ripete troppo spesso e che ha visto scendere in campo l'Ordine dei Medici, che ha distribuito a tutti gli operatori sanitari degli ospedali napoletani una pettorina con il disegno di un giubbotto antiproiettile. Una provocazione per dire basta alla violenza contro i camici bianchi. Sono sicuramente degli episodi inqualificabili che non trovano alcuna giustificazione. Ciò non significa ovviamente che non ci sono criticità e carenze forse in qualche presidio ospedaliero che possono, ma non sono tali da giustificare comportamenti dell'utenza così aggressiva. A Napoli il più bersagliato è l'ospedale Cardarelli, il più grande del Mezzogiorno. L'ultimo episodio risale a 20 giorni fa. Un medico e un'infermiera sono stati malmenati da un giovane con evidenti problemi psichiatrici. Ma spesso le risse e le aggressioni scoppiano tra familiari di pregiudicati o di persone ferite a colpi di arma da fuoco, o semplicemente perché tutti vorrebbero essere ricoverati per primi. Restare in attesa è una frase da evitare, e in alcuni ospedali c'è chi preferisce lavorare in incognito.
meglio non farsi riconoscere per evitare ritorsioni. Alcuni sanitari e anche infermieri addirittura non portano il cartellino di riconoscimento, proprio perché in certe determinate situazioni c'è stata una vera e propria caccia al sanitario o all'infermiere per essere picchiato da parte di congiunti di pazienti o di utenti che si ritengono non soddisfatti nelle loro richieste assistenziali. Ospedale San Paolo, è qui che sono state consegnate simbolicamente le pettorine antiproiettile. Anche in questo pronto soccorso le aggressioni al personale medico e infermieristico sono all'ordine del giorno. Nel reparto di urgenza si contano 56.000 pazienti all'anno, di cui solo il 16% viene ricoverato. Qui il primario è un medico coraggio che non ha paura di farsi identificare, anzi ha il cartellino ben in vista. Lei è coraggioso a portare questo cartellino perché molti suoi colleghi preferiscono non mettere il proprio nome. Ma per la verità siamo anche amati, c'è violenza, la vita è dura, il percorso è difficile, gli atti di intolleranza comunque sono atti che esistono anche in questo ospedale, così come esistono un po' in tutti gli ospedali. Certamente noi gridiamo al rispetto del nostro lavoro. Il dottore, che si dice addestrato a tutto, racconta alcuni episodi di tensione che si sono verificati in questo ospedale, tutti con la stessa dinamica. Familiari di pazienti in attesa si ribellano per motivi di precedenza ai famosi codici rossi e aggrediscono chiunque abbia un camice addosso. Infatti con chi capita? Intanto con gli infermieri che stanno in triage, poi si riescono ad entrare anche con i portantini, con i medici, con tutti quanti, ecco. Anche con la struttura, ecco, distruggono computer, quello che trovano, computer, lettini. Proprio mentre intervistiamo il primario del pronto soccorso, alle sue spalle un familiare di un paziente discute con la guardia giurata e un infermiere per entrare a tutti i costi in corsia, ma in questo caso la lite termina in pochi secondi. Ma la situazione è diventata insostenibile, denuncia l'ordine dei medici, che invoca persino l'intervento dell'esercito in tutte quelle strutture dove, afferma il presidente Silvestro Scotti, medici e infermieri sono come soldati di prima linea. Allora, grande attesa per la finale sabato di Coppa America Argentina-Cile, attesa anche per la prestazione del campione Leo Messi. Il baricentro è basso, i difensori lo contrastano, ma lui non cade, né si sposta, continua a tenere la corsa, rimbalza, palla al piede, non si ferma, dribbla, sguscia, finta, imprendibile. Leo Messi è tornato, il giocatore fenomeno di qualche tempo fa. Ha trascinato l'Argentina alla finale di Coppa America contro il Cile in programma sabato sera. Nella semifinale con il Paraguay non ha segnato ma ha fornito assist dispensando bellezza. Chi pensava che la rete magnifica segnata un mese fa nella finale della Coppa del Re al Bilbao fosse un episodio si è dovuto ricredere. Messi ha replicato quel gesto più volte. Voglio regalare un sogno al mio paese vincendo la Coppa America, ha detto poche ore fa. Un'impresa che all'Argentina manca da 22 anni ma è riuscita neanche a Diego Maradona. Eppure soltanto un anno fa Messi aveva toccato il punto più basso della sua carriera. Sbagliò il dribbling più bello, quello con la leggenda. Il mondiale brasiliano doveva essere il trampolino per la grande gloria e invece segnò il ritorno alla normalità. Leo Messi non sarà mai come Diego Maradona, sentenziamo tutti. Ci chiedemmo anche dove era finito quel giocatore magnifico, capace di partire con la palla incollata al piede, spinto solo dall'allegria di giocare a calcio. Lui avanti, il mondo dietro. Tutto smarrito, tutto perso, la tristezza è tanta, sarà dura dimenticare, disse la Pulce. L'immagine di lui che scende le scale della tribuna del Maracanà dopo aver perso la finale con la Germania fece il giro del mondo. L'espressione era assente, la faccia era quella di un condannato a morte. Di chi ha alzato il muro tra sé e il mondo, schiacciato da una responsabilità troppo grande. Cancellare l'ultima differenza tra sé e l'altro, Maradona. Il mondiale brasiliano fu l'ultimo atto di un anno orribile, segnato da frequenti infortuni, da improvvisi attacchi di vomito in campo, dall'accusa di evasione fiscale. Il 2015 è stato l'anno della rinascita, complice la nuova dieta, niente più dolci, bibite gassate, cotolette impanate, molto pesce. Complice anche l'aiuto di Luis Enrique, l'allenatore che osò lasciarlo in panchina, per punizione e anche perché i giocatori sono tutti uguali. Erano i primi giorni di gennaio, da quel momento Messi non si è più fermato, non ha saltato una partita, ha trascinato il Barcellona in cima al mondo. Ora l'ultimo obiettivo, dimostrare di saper vincere anche con la nazionale. Se il mondiale brasiliano è stato una delusione, 4 anni fa la Coppa America organizzata in Argentina fu un incubo.
Messi per la prima volta venne fischiato dalla sua gente, contestato, messo in discussione. Gli dissero che in nazionale non gioca bene perché ormai lui di argentino ha solo le origini. Tutto dimenticato, a patto però che il dribbling con la leggenda questa volta riesca. Nicholas Winton è lo Schindler britannico che salvò dai campi di concentramento quasi 700 bambini ebrei. È morto ieri, aveva 106 anni. È uscito di scena in silenzio, così come aveva vissuto. Meno di due mesi fa aveva compiuto 106 anni. Se fosse dipeso da lui, avremmo continuato ad ignorare la sua vera storia, rimasta chiusa in un registro polveroso, dimenticato, in soffitta, lì dove la moglie Grete l'ha trovato quasi mezzo secolo dopo. Un lungo elenco di nomi e foto che le hanno rivelato che fosse in realtà quel broker elegante e riservato della Borsa di Londra che aveva accanto da 40 anni. Nicholas Winton era nato a Londra da una famiglia di ebrei tedeschi convertiti al cristianesimo. Nel 1939 la sua vita di ricco uomo di successo subisce una svolta improvvisa. Riceve una telefonata da Praga, un amico gli chiede di aiutarlo, lo raggiunge immediatamente, trova migliaia di bambini ebrei allontanati dalle famiglie o affidati dai genitori a conoscenti e amici perché fossero messi in salvo dalle deportazioni nei campi di concentramento. Bisognava fare qualcosa, il mezzo esisteva già, il Kinder Transport, un'organizzazione del Regno Unito per far uscire da Germania e Austria i bambini e sottrarli alla furia dei nazisti. Così ne verranno salvati 10.000, ma nel programma di salvataggio non rientra la Cecoslovacchia. Così Nicholas Winton decide di organizzare lui dei treni per i piccoli fuggitivi. Occorrono però soldi, un'enormità di soldi. Servono per rendere invisibile quel treno, pagare quanta più gente possibile, capi stazione, ferrovieri, poliziotti, perché girino gli occhi e facciano scivolare quei vagoni attraverso Germania e Olanda, poi i piccoli devono viaggiare in nave attraverso la Manica e di nuovo in treno fino a Londra. Così Nicholas Winton torna a casa e organizza con la madre raccolte fondi. Il 14 marzo del 1939, sei mesi prima dell'inizio della guerra, parte il primo treno dei bambini da Praga, fila tutto liscio. Allora bisogna fare in fretta, ne parte un secondo, poi un terzo, 8 in tutto. 669 bambini portati in salvo e affidati a famiglie, ostelli, scuole e fattorie inglesi. Si calcola che oggi siano circa 6.000 tra salvati e discendenti le persone che devono la vita al coraggio di Winton. Solo l'ultimo treno, invece, il nono, non arriverà mai. Lascia Praga il primo settembre del 1939, è il giorno dell'invasione nazista in Polonia. Ma lungo il percorso viene individuato e dirottato verso un campo di concentramento. Dei 250 bambini chiusi nei vagoni non se ne salvò nessuno. Quando Grete conosce tutta la storia decide di fare qualcosa, si rivolge alla stampa, vuole che il mondo conosca suo marito. Così la BBC nel 1988 organizza una trasmissione, questa che vedete. Nicholas Winton è invitato con un pretesto, poi succede qualcosa, all'improvviso Winton si accorge di essere il protagonista del programma. La telecamera è puntata su di lui, la giornalista mostra la lista di nomi di bambini salvati, la donna seduta accanto a lui, dice la conduttrice, è una di quei sopravvissuti. Grazie, riesce a mormorare lei prima di abbracciarlo. Chi è stato salvato da quest'uomo si alzi in piedi, invita la giornalista, l'intera platea si alza e dopo 50 anni può ringraziare il suo salvatore. Da allora riceve tante onorificenze. Sei anni fa, per i 100 anni di Nicholas Winton, viene organizzato un treno da Praga a Londra con i bambini di Winton. Alla Liverpool Street Station ad aspettarli c'è lo stesso uomo che li aveva salvati dallo sterminio nazista. Ad un giornalista che gli chiedeva i motivi del suo lungo silenzio sulla vicenda, Nicholas aveva risposto così: «Non sono stato in silenzio, è che non avevo niente da dire su quello che avevo fatto». Adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ma torniamo tra poco con gli aggiornamenti. Di nuovo in diretta. Prima di chiudere brevemente, un aggiornamento su quanto vi dicevo prima sta accadendo a Washington. Siamo in grado di farvi vedere le immagini della CNN. Lo dicevamo, spari sono stati uditi nel Navy Yard, una sede della Marina americana, appunto nella zona sudorientale di Washington. Vediamo le molte macchine della polizia. Responsabili della Marina confermano
sanno come sia scattato l'allarme in tutta l'area della base, che si trova a meno di un chilometro da Capitol Hill, sede del Congresso americano. Gli occupanti del Navy Yard sono stati invitati a mettersi al riparo sul posto e lo state vedendo dalle immagini della CNN, massiccia è la presenza di forze dell'ordine, mentre l'FBI spiega come le notizie di una sparatoria non siano ancora confermate. Naturalmente è grande la preoccupazione in tutti gli Stati Uniti per la possibilità di attentati nei giorni in cui nel paese si celebra la festa dell'indipendenza. È davvero tutto per oggi, TG Cronache termina qui, vi ricordo il nostro telegiornale alle 20, il sito tglasette.it. A domani col TG Cronache alle 14, buona giornata.